Sono stati Simona Dalla Chiesa, giornalista e figlia del generale Carlo Dalla Chiesa, e il testimone di giustizia Rocco Mangiardi a suggellare simbolicamente con la loro testimonianza la fine del progetto Legalità e cittadinanza, organizzato nell'istituto comprensivo Sant'Eufemia Lamezia, diretto dalla dirigente Fiorella Careri, dal centro Riforme, Democrazia e Diritti. Un progetto rivolto alle quinte classi della scuola primaria e le seconde della secondaria di primo grado dalle piccole cose, dall'educazione alla costituzione e l'impegno civico, ma anche capire il territorio, analizzarne la storia, specie quella criminale. È stato questo il modus operandi del progetto, come ha spiegato Costantino Fittante, presidente del Centro Riforme, Democrazia e Diritti. La legalità noi la cerchiamo di insegnarla, non come un fatto a sé rispetto alla vita quotidiana degli uomini, delle persone, ma sostanzialmente qualcosa che deve essere eh, concepita come un comportamento, come una coerenza, come un rispetto dei valori. In un territorio con una presenza di criminalità organizzata decisamente importante, riuscire ad arrivare, ad incidere sulle nuove generazioni diventa fondamentale. Ragazzi nelle scuole. È un qualcosa che mi riempie davvero di speranza, non solo cerco di trasmettere loro la speranza, ma riempie anche me di speranza, perché tutte le volte che si parla con loro si esce col dubbio se si è riusciti a seminare qualcosa. Tiziana Bagnato per la CNews 24.